Io vi porto i saluti, oltre che dei colleghi che sono impegnati nello scrutinio, anche della dirigente che voleva essere presente, ma questa sera purtroppo siamo impegnati. Noi abbiamo fatto prima, siamo impegnati con gli scrutini e con cui non può lasciare per vedere. Comunque vi saluto tutti. E, ecco, noi siamo qui questa sera per due motivi. Allora, il primo motivo è che i vostri figli vi vogliono regalare il prodotto del loro lavoro che è iniziato nel mese di marzo, mi sembra. E li ha visti impegnati per 9 incontri insieme ai ragazzi del gruppo folk di Marciano, che ringraziamo innanzitutto per la passione e la pazienza, anche perché far ballare dei maschietti non è assolutamente facile. E poi anche perché sono venuti da volontari. Quindi questo progetto è uno dei pochi progetti a costo zero e questo è importante in questo momento. Il progetto si chiama I ragazzi incontrano la tradizione e in questi incontri i bambini hanno ballato, hanno cantato, hanno avuto modo di ascoltare dei testi e delle poesie in dialetto umbro e quindi insomma si sono avvicinati di più alle nostre tradizioni, al nostro folklore. E questo sicuramente è stato per loro un arricchimento. Ringrazio di nuovo i ragazzi del gruppo folk e passiamo al secondo motivo per cui siamo qui. Il secondo motivo è che volevamo salutare i nostri alunni. L'anno scolastico sta per finire, anzi è quasi finito, e noi auguriamo a loro e a voi una serena estate. Naturalmente saluto più grosso, perché è l'ultimo parto di questa sede, è per i bambini della quinta. E a settembre... percorreranno un'altra strada ed entreranno in un altro portone. Noi naturalmente auguriamo loro un mondo di bene proprio e soprattutto che vivano questa nuova fase della loro vita in modo sereno, esattamente come hanno vissuto serenamente la scuola elementare. E auguriamo loro che ognuno di loro riesca a dare il massimo di quello che può e che la loro vita sia davvero piena di gratificazione. Ora salve a tutti, io sono Eleonora Proietti, presidente del gruppo folk Canti Popolari Umbri di Marciano e prima di tutto vorrei ringraziare tutti i bambini che hanno collaborato al massimo nella realizzazione di questo progetto e ancor più ovviamente le maestre che hanno accettato di percorrere questa strada insieme. Per noi come gruppo folk i bambini sono un po' una risorsa, no? Perché è come un terreno fertile da poter coltivare e per noi è bello e anche importante poter passare quello che sono le nostre tradizioni, che ormai sono le tradizioni di tanto tempo fa. Però noi pensiamo che è importante dare loro risalto e è importante dare modo ai bambini di conoscere questa realtà che ormai non c'è più. Ora i nostri ragazzi si esibiranno in quattro spettacoli, faranno un ballo per uno, un ballo in comune e un canto. Sono stati molto bravi, non è per niente facile esibirsi davanti a un gruppo così vasto, dunque gli dobbiamo fare un bel applauso di incoraggiamento. In bocca al lupo a tutti e godetevi lo spettacolo, grazie. Buonasera a tutti, il primo pezzo che vi presenteremo
si chiama Stornello dello Pizzica d'Amore. Questo stornello anticamente veniva cantato vicino Macerata, però lo si poteva ascoltare anche dalle nostre parti verso Colfiorito. Allora, lo stornello dello Pizzica d'Amore. Thank you.
nostri ragazzi vi presenteranno un canto. Questo canto si chiama Cantate a voi, che è un battibecco fra lui e lei, che alla fine li porterà al matrimonio e ha origine verso il lago Trasimeno. Cantate a voi. Come ultimo pezzo vi presentiamo un saltarello a coppie. Il saltarello a coppie ha la tipicità che praticamente ognuno inventa una figura, quindi i nostri ragazzi ci faranno vedere come sono bravi a creare delle figure sul saltarello. Saltarello a coppie. Thank you.
Penso che un applauso grande ai bambini ci vuoi ancora, perché sono stati veramente veramente tanto bravi. Vi assicuro che non è facile imparare i passi del saltarello e ballare a tempo di musica, ve lo assicuriamo. Un piccolo ringraziamento per tutto il lavoro e la passione. Grazie, tutti troppo gentili. Noi vi ringraziamo tantissimo, siamo commossi perché ci crediamo tanto in questo folklore, nel proporre le tradizioni. E crediamo che il gruppo sia importante per i valori che possa trasmettere, ma al di là delle tradizioni, i valori reali come quelli dell'amicizia, della solidarietà, dello stare insieme. E noi vorremmo trasmettere questo, perciò noi ci mettiamo tanta passione e cerchiamo di portare in giro questo progetto. Dunque approfitto per ricordare che qui a Masciano ovviamente c'è un gruppo folk, c'è il gruppo folk anche di bambini, dunque chi volesse partecipare, noi facciamo le prove il mercoledì sera davanti al CNOSFAP e dalle 9 in poi chi vuole vi aspettiamo. Io vi dico grazie a nome di tutto il gruppo folk veramente per il pensiero, perché cioè, è veramente bello vedere di essere riconosciuti insomma come gruppo, insomma come valore. Ecco, grazie davvero per il pensiero, grazie. E niente, noi vi salutiamo. Volevo dire una cosa, approfitto, per i bambini che balleranno il 15 alla festa del folklore per San Giovanni, le prove saranno lunedì sera alle 8 e mezza sempre lì all'Ammeto davanti al CNOSFAP dove abbiamo la sede noi, la piccola casa del ragazzo. Lunedì 9 alle ore 8 e mezza. Grazie ancora e grazie anche e ancora alle maestre che sono state molto 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 gentili. Penso che la collaborazione sia fondamentale per i nostri ragazzi, che sono il nostro futuro davvero. Grazie, adesso sono chiamate le maestre e il maestro della quinta che se ne va quest'anno. Venite qua e abbiamo un piccolo pensierino per voi da tutta la classe.